appuntamento di questo campionato Abu Dhabi, GP di Abu Dhabi. Is the last. Yas Marina. Yas, yas, yas. Yas Marina. E chi cazzo lo conosce? Allora sì, la prossima volta per Stefano si farà un campionato, 20 Gran Premi, Monza e basta. Va bene. Comunque questo c'è anche su Vita, su Sport, mi sembra. Questo circuito. Dove? E a Abu Dhabi c'è anche su Vita, su Sport, non ha messo la formazione. Sì, c'è dappertutto. Ma no, piove, no? No, yes. No, shoot. No. Ok. Fatti. Come l'ultimo Gran Premio andrò addosso a chiunque. Qualifica prevista, no, sole. In gara sole. Sole che è di notte. Sì, vabbè, ma inizia, inizia col, inizia il tramonto, via. La più bella corsia di box di tutto il mondiale. Sì. È quella che passa di sotto. Sì. Yes. Che cazzo è? Formula 1 restart. Sì, infatti, infatti era un simbolo di Raystar questo. Ma c'è il giro della morte qui? E anche quello andrebbe fatto al campionato tutti contro. Che risate, Dio, che si farebbe davvero, eh? Allora, qui intanto io non so neanche dove. Sì, vabbè, dai, io qui vado per gli sponsor. Sì, sì, sì. È uguale a soci, eh? Sì, sì. Molto simile. Ci vado, odio. Le ultime due curve sono uguali a soci. Sto facendo 27 km orari. Amazzoni Abu Dhabi. Sì, sì. Ciao. Ragazzi, sì, sì, sì. Io ho un freno, ve lo dico. Ecco. Ecco, sì. Giustamente, penalità posizione 5 posizioni per collisione, giustamente. Ma cosa? Neanche toccato, vabbè. Ma neanche. Che è qui, oh! Da questi due. Bravi. Siete dei fenomeni, Dio. Guarda questo. Ma, guarda questo, mi ha chiudato davanti. Ho fatto break test sto bastardo. 10 posizioni, vai. E no, mamma mia. Guarda. Hai rischiato, te non sai neanche quanto. Ma che vuoi? Ma me lo dici? Perché non sapevo se ti scansavi o meno. C'ho l'ala anche rotta per via di nulla che mi freno davanti. Ma io. Per fortuna sono partito dietro. Vedi, vedi. Tanto parti dal Brasile intanto, vai. Vabbè. Tanto io conto di fare un'unica cosa. No, io. Oddio. Io ti faccio chiudere il canale. Te lo giuro. No, ragazzi, no, vabbè, voi l'avete visto. Ho rallentato di colpo sul rettilineo e poi quando è arrivato lì a passarmi ho sterzato a sinistra di colpo. Però dai, non l'ha presa male, dai. No, perché t'ho scansato, se no la prendevo male male, te lo dico. Com'è brutta sta pista, cioè è una piattana. Tra l'altro mi ha danneggiato, vabbè,
eccolo qui. Chi? Fabio praticamente mi ha speronato. A chi? Il muretto è larghissimo. Spettatori, io boia, talmente c'è. Quando comunque per chi volesse se lo può vedere anche in ferita. Sì, certo. Tipo 8 c'è domani alle 2. Cretino, dicevo questa. Lo so, la Gran Premio d'Italia dava il Rai 1. Siamo a Budapest, yeah. Da TV. Non ti preoccupare, stasera. Oh, quella qua non si tiene l'auto, eh? Se no, andava Al Jazeera. La televisione preferita da Fabio, Al Jazeera. Tu ci scherzi, ma c'hanno un ottimo TG Al Jazeera. Andava a Cairo, secondo me. Attenzione, sta uscendo qualcuno dai box. Oh, ma ti devi levare dai coglioni! Aspettavo peccato per il tempismo, non è stato perfetto, che se no 42.9 Fernandello ha preso paura. No, me l'aspettavo che ti vedevo sul GPS. Oddio, vabbè. Certo, se la pigli troppo. Andiamo un po' di capire come è fatto sta pizza. Sembra il Bahrain a tratti. No, Bahrain è meglio, eh? Sicuramente. Amen. L'ho rischiato davvero. Oh, che cazzo. Capisco, ormai si tiene più. Dimmi alone. Oh, Jesus. Karma. Stupida ass. Gentilmente mi dona un po' della sua scia, Stefano. Lì quando ci si salta sembra che il babbo là. Dio albanese.
Porca, sto cazzo di... Vabbè. Che è successo? Nulla, ho fatto lo stupido, ecco cosa è successo. Ho frenato un punto di opera. Bravo. Fortuna c'è le vie di fuga. Se no c'era andato dentro Stefano stavolta. Ho staccato troppo tardi. Ma scusami, non ti converrebbe stare un po' più lontano e poi fare il giro per conto tuo? No, ma infatti, cioè, ero troppo vicino. È che hai staccato le mie. Mamma, non l'ha ripresa. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 4 giri. Sono fermo. Eccolo, bam, mamma mia. Va, Jolion. Io direi che per me basta così. Anche per me. Ritirati. Ritirati. Resta solo Stefano in pista. Andiamoci a vedere Stefano. Non so se si ritira. Vattene a fanculo. Ecco, lo prendo con un sì. Dato lungo. Credo che abbia vanificato il giro. Stroll nono con la Williams. Migliorato anche Massa. Mezzo secondo. Addirittura c'è solo Palmer dietro il nostro Max. Palmer veramente pessimo. Questo campionato ha fatto 2 punti per non fare. Ho capito, che cosa? Solo di soft? No, ma gente con le tasse super soft ha fatto il campo. Ma io ho provato solo di soft anch'io. Infatti. Tanto su prove di vedere.
fatto long run con le soft. L'ho fatto anche il long run con le soft, ma comunque non è la gomma di andare soft, eh? No. Perché? Tanto, ma chi è questo di Magnus in una dopo di RS? Non capisco il perché. Oh, e cazzo, sta curva qui non mi vuole guardare. Devi frenare appena esci dalla curva veloce, devi già frenare. Please, Fernando, stop the car. Rischio. A sfruttare tutto il cordolo. C'è un momento di colla, comunque. No, via, porco di... Parcheggia. Si era smontato il volante? Ancora? No, ho sbagliato io. È che me l'ho scordato anche di ravvitarlo, comunque, sì. Io lo faccio, arrivo là, faccio l'ultimo giro. A parte mi sa, non ci arrivo con la benzina, per tanto. Sì, ci arrivo. Nel dubbio Simba. E Timon. Senta pensieri. È la tua vita, Sara. Tanto Perez a 86 millesimi. Perez ha fatto un exploit. Mamma devi frenare. Visto? L'hai fatta. Mamma mia, che incrocio. Per carità, basta. Perez, il migliore amico dell'uomo, Perez.
Ministro, Fabio ha due penalità, 10 posti in griglia di partenza, quindi... vai così anche facesse il primo posto sarebbe decimo. Lo sai che c'è, ecco, mi porta giusto, salute, Princess. Tanto non me ne frega un cazzo dell'As, prossimo anno sono... Beh, ho già deciso, ho firmato il contratto. Con, ho capito? Con la Sauber. Lo vorrei anch'io, ma suore Ferrari. Fate i compagni di squadra. No. Io non il compagno di Rullini ci pensa neanche. Fuck you. Anche lì andranno scelte le scuderie. Vediamo. Minchia il tramonto, che merda. Anche te sei una merda, te lo dico io. Suca. Mamma mia, che differenza fra queste gomme e quell'altra. Eh sì, fra queste due soft. A parte che più di gradi nel tempo. Di grado ti tirano la sabbia dalle tribune. Ma fino a il lato che sei visto la pista blu adesso, eh? Ma dimmi te. Portogallo è ultimo, né, comunque. Solo ed è proprio noia. Io parto 17esimo. Sì, te parti in fondo. Te parti 27esimo. No, sono settimo, ah. Però con la penalità. Vabbè. Okay. Cioè, la seconda ci sta perché ti ho battuto dentro io, lo ammetto. No, la prima. No, la seconda volta ti ho battuto dentro io in pieno, cioè proprio mi sono lanciato a kamikaze, ma la prima no. Quando è colpa mia l'ammetto. Fuck you. Ultimo gran premio di questo campionato. Dopodiché disinstalla F1 2017. No. La strategia, ma che strategia vuoi fare? Ma lo vedi in che condizioni siamo? Fuck you. Ok. Abbiamo modificato la strategia. Abbiamo Magnus in davanti. Perché Fabio me lo dà lì? No, me lo dà lì davanti. Cazzo. Là in decimo parte l'ultimo appuntamento di questo campionato 2017. Dio panne, attenzione. Massa che ci svernicia male, poi contatto davanti fra Verlaine e Massa, sono volati anche dei pezzi. Allora, giustamente Palmer mi batte addosso. Attenzione a Bottas adesso, dentro, su di lui e anche Verstappen che ci aggancia. Sì, no, è qui, oh. Fabio si insinua subito.
sa che sono l'unico che, sono, che è partito con Super Soft, forse anche il nostro. Perché io sono partito con Super Soft? Lo sapevo. Sei un attimino prevedibile. Un attimino. Però lui si è partito, no, ho detto partiamo con Super Soft. Che parti ultimo e devo fare. Ok. Partivi con le medie? Sì, con le soft partivo. Dove vai? Guardalo. Guarda Cassini. Madonna. Niente? Che fai, restituisci neanche la posizione? No, non lo so. Non me l'ha data. Madonna santa. Non so bene. Se avete visto come è arrivato come un caccia. Undicesimo, no? Oh, eccolo lì. Aletta. Riflettore sinistro leggermente danneggiato. Non è Ace Combat questo? No. No. Ah. Dove eccolo lì, bravo, perfetto. Che cosa è successo? Sei ritirato. Prima gara ritirata. No, prima no, ma sei la prima. No, ti ritirano anche molte gare. Mamma mia, che fine di campionato. Vabbè, sì, ho fatto una puttanata abbastanza. Non teneva più la macchina, ho provato a fare la curva in pieno e ho centrato il muro diretto. Quindi andiamo a seguire la gara con Vettel avanti a tutti, poi Raikkonen, Hamilton, Alonso, Ricciardo, Sainz e Fabio settimo, poi il nostro Bex nono, mentre Stefano non so cosa sia successo. Non so cosa sia successo a Stefano. Stefano procede lentamente. Sì, ho fatto l'entrata alla lo con la F15. Infatti c'ha il muso danneggiato. Andiamo a seguire la gara di Fabio. Questo è proprio voler tirar via, mamma mia. Che vabbè, ha conquistato la posizione in modo abbastanza, come dire, diciamo, bene. Sta arrivando su Sainz. Oppela. Fabio, chi sta faticando non poco prendere Sainz ora qui. No, scherzavo. È arrivato. Ora prenderlo sul rettino, forse avrà anche il DRS Sainz. Sì, sì. Volando queste super soft. Mi stavo zitto. Bello come ti lascia in mezzo al nulla. Attenzione su Sainz, ci prova in staccata, la tiene, mamma mia. Sì, volano via paletti. Dunque, mamma mia, tanto Sainz vicino. Sainz poi desiste. Fabio si prende la sesta posizione. Ora c'è Daniel Ricciardo. Che ha fatto un altro controllo abbastanza al limite, mamma mia, anche qua
Mamma mia. No, finalità. Finalità di 3 secondi al nostro Bex. Taglio, come mai? Taglio, taglio comunque, certo, sicuramente. Tanto sta perdendo da Fabio il nostro Bex. 3-2. La mia uscita un po' sportiveggiante. Sembra abbia recuperato su Daniel Ricciardo. Quello di curva non c'è verso di farla a modo. Ricciardo, siamo vicini adesso. Fabio è molto vicino, vediamo un po'. Non è uscito molto bene dal tornantino. Ricciardo si allontana. Oh, che grande gara delle Toro Rosso, anche Sainz settimo. DRS Fabio. Mamma mia, dove è entrato? Mamma mia. E come è riuscito a tenerla? Mamma mia, gran sorpasso. Gran sorpasso di Fabio. Ha visto lo spazio, si è infilato. Che rischio che ti sei preso, mamma mia. Quattro decimi nel primo settore. Credo poi che il nostro Bex andrà più lungo di tutti, penso. Non so quando rientrerà. Fabio dovrebbe rientrare a questo giro, in teoria. Esatto. E Roberto ti ha fatto complimenti per il sorpasso. Grazie mille. Sono tutti molto molto vicini. Dovrà rientrare ai box. Speriamo che non sia un trenino ai box. Ovviamente una delle due Ferrari. Rientra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel. Quasi tamponamento con Hamilton. Minchia, avessi fatto il tamponamento. Stop in casa Haas.
mi sa che perde la posizione anche sì su Ricciardo. Fabio ha perso la posizione su Daniel Ricciardo, purtroppo. Dovrà ripassare in pista Daniel Ricciardo. Gran pit stop degli uomini della Red Bull. Hanno rimesso in pista Daniel Ricciardo in 4.48. Attenzione perché è vicino adesso. Con il DRS gli dà all'interno. Tira la staccata Ricciardo. E niente, non può far niente. Fabio davanti. Si riprende subito la posizione. Deve sfruttare le gomme al massimo. Su quell'erba sintetica lì perdi tanto tanto tempo. Tanto Raikkonen ai box, Alonso ai box, siccome Sainz da un po', se in questo giro veloce è riuscito a star davanti a Raikkonen, vediamo. Sì, sia Raikkonen che Alonso. Gran strategia. Passa sia Raikkonen che Alonso. Tanto c'è il nostro casino back. C'è qui, oh. C'è il nostro Bex in testa. Che però ha gomme super soft, quindi dovrà ancora fermarsi. Abbiamo passato la metà gara ora. Attenzione. Si fa vedere su Hamilton. DRS spalancato, attenzione su Hamilton, qui non lo attacca. Ora è molto vicino Fabio. Con il nostro Bex, vediamo se si ferma adesso. Sì, si ferma adesso. Fabio, giro più veloce, 42.6. Vediamo in che posizione rientra il nostro Bex. Quindi dietro a Sainz di 4 secondi. Attenzione Hamilton, prova a difendersi ancora al tornantino. Sono molto vicini. Vediamo se apre il DRS. Prende tutta la scia su Hamilton, va dentro e lo passa. Seconda posizione per Fabio. E ora deve andare a riprendere Sebastian Vettel. A 5 vieni qua, Sebby. 5 giri. Deve andarsi a prendere la seconda vittoria, mi sembra. Se, insomma, hai vinto a Singapore e basta, giusto? Sì, esatto. Okay.
Seb nell'ultimo settore ha già perso mezzo secondo. Fabio sembra avere un altro passo, anima mia. Decimo giro, guadagnato 8 decimi. Siamo già a 9 decimi. In metà giro è quasi dato un secondo e mezzo a Lewis Hamilton. Potrei già usare il DRS. Lontano, troppo lontano ancora. 5 decimi, niente da fare. Lunga la staccata, ci può riprovare qui. DRS ancora. Desiste. Chicane esce bene. Stefano che ha guadagnato una posizione, quindicesimo, e a 3-8 da Magnussen. Il nostro Bex è piantato in ottava posizione, non riesce a riprendere Sainz. Non ti trovi con le gomme, David? No, è la pista. È vicino stavolta. Meno di 4 giri alla fine. Seb che ora deve difendersi. Vicino Fabio e lo passa senza indugio al tornantino. Subito si sbarazza di Sebastian Vettel e si prende la testa della corsa. Vediamo un po' se Sebastian è vicino, riesce a sfruttare la scia. Ha già preso 7 decimi addirittura, no, 6 decimi, sì. Conduce la corsa, andiamo a vedere il nostro Bex. Mentre Stefano seguimento di Magnussen. Ricciardo ci aveva provato su Sainz, anzi Sainz che passa Ricciardo. E ragazzi, datemi un giudizio su questo campionato. Come ve lo aspettavate? Siete soddisfatti oppure no? A parte che so prenderci più la mano, sono divertito abbastanza. Io anche. Te, Bex, che ne pensi? Come l'hai visto sto campionato? Leave me alone.
Eh sì, ci stava qui, eh. Troppo concentrato. C'è David, sì. David. Boh. Sparito. O si è mutato e non se ne è accorto. Voi due ci siete, no? Sì. Io sì. Attenzione perché Sainz ha messo il turbo. Alonso deve avere qualche problema perché... La prima curva la sbaglio sempre. Il resto, bene o male, Alonso non parato, ha dei problemi al motore. Da buon strano pilota McLaren mi sa parcheggia. Sì. Ha la macchina bloccata in prima, quindi più che motore cambio. Procede lentamente. Il nostro Bex guadagna la sesta posizione. Veramente gran gara di Sainz, che è quinto. Comunque sì, dai, è stato un campionato soddisfacente, ho fatto un paio di errori, ma insomma, il resto mi sono divertito. Non vedo l'ora di iniziare il prossimo. Ultimo giro. Intanto c'è la macchina fantasma. Con il leader della corsa. Niente da fa. Porca troia. 2-2 da Sebastian. C'è Alonso che va pianissimo. È anche un pericolo perché... Vabbè. Tanto Perez che passa Massa. Tanto... E andiamo. E va a vincere Fabio davanti a Vettel ed Hamilton, poi Raikkonen, Sainz, il nostro Bex, Ricciardo, Perez, Massa, Bottas solo decimo, Verstappen undicesimo, Ericsson, Magnussen, Stefano Ocon, Wehrlein, Stroll, Palmer e Alonso, che però ha evidenti problemi al cambio, nonostante tutto non si è ancora ritirato. Finisce così quindi il campionato Formula 1 2017 con Fabio sul gradino più alto del podio di Yas Marina Abu Dhabi. Olè. Che coglie la seconda vittoria. Vediamo un po' la classifica. Allora,
Noi 378 punti, Hamilton 229, Vettel 188, Alonso 162, Bottas 141, 132 il nostro Bex, poi Raikkonen 131, 120 Perez, 119 Ricciardo, 116 Fabio, quindi a soli 3 punti da Ricciardo, peccato. Verstappen vabbè, 78, Sainz 71, Stefano 41 punti, Verlaine 35, 24 Magnussen, 19 Ocon, Massa, poi Ericsson a 15 e Palmer con soli 2 punti. Deludentissimo, Palmer. Che bello avere un compagno di squadra così bravo. E niente ragazzi, questa serie è finita, come vedete siamo campioni, ottimo, benissimo. E niente ragazzi, io spero che vi sia piaciuta e allora a questo punto vi diamo appuntamento sempre su questo canale con la serie sul 2018 che partirà insomma a breve. E niente ragazzi, un saluto a tutti, al vostro Antani, e continuate a seguire il canale Bex Antani. Ciao e alla prossima, buonanotte. Ciao a tutti, buonanotte ragazzi.